Un grido di richiamo e incitamento al combattimento, che è anche un avviso per i camerati a stare pronti e una minaccia per i nemici. È Allarmi o Alle armi, divenuto titolo e spunto per un canto conosciuto e diffuso tra i fascisti che nella prima fase del movimento mussoliniano costituiscono il nervo delle squadre d'azione. Camicia nera con teschio ricamato, camion in moto pronto alla partenza, irruenza e spavalderia. Sono queste le caratteristiche principali degli squadristi degli anni 20. Uomini che nell'eterno ed indiscutibile chiaroscuro di aspetti positivi e negativi che sovrapposti fanno di ogni pagina di storia un quadro dai colori cupi o vivaci a seconda dell'ottica in cui lo si guarda, sono stati l'incipit di un movimento di massa che nel bene e nel male ha comunque lasciato il segno. Parlare di loro, come fanno alcuni, soltanto in termini di violenza, sarebbe quindi una generalizzazione tanto sbagliata quanto inutile. Gli squadristi sono spavaldi e pronti a tutto, innamorati dell'Italia e della vita, convinti delle loro idee e disposti a difenderle anche menando le mani e usando la forza per combattere i nemici e i traditori. Queste loro caratteristiche emergono chiare e forti nel loro inno intitolato Allarmi. Come molti canti fascisti, anche questo brano deriva da una canzone militare in voga nella Grande Guerra, l'inno dei bersaglieri ciclisti, attribuito ad alcuni al maggiore Liberanome. Per quanto riguarda le versioni fasciste, nel corso degli anni ve ne sono infatti state diverse, la più nota è quella che si ritiene sia stata scritta da Luigi Landi e musicata dal maestro Mario Ruccione. Parole quelle di Allarmi che rimandano ad alcuni miti alla base del fascismo, primo tra tutti l'amore per la patria e la causa, da difendere tutti uniti contro avversari e traditori, combattendo con certezza di vittoria non soltanto per la gloria, ma per giusta ragion di libertà. Oltre a questo, nel testo della canzone ci sono numerosi riferimenti espressi ai nemici da sconfiggere e far dileguare, anche usando pesantemente la forza. Sulla stessa base musicale e con uguale avvio sono state cantate, come detto, diverse varianti di Allarmi. Una di esse, quella del duo Ferretti-Vinicio, autori rispettivamente di testo e musica, si apre con una strofa altamente poetica. Noi siamo del fascio la falange ardita che è pronta per l'Italia a dar la vita. Abbiamo con noi la forza e l'ardimento che ci fa fieri all'ora del cimento. In un'altra versione, oltre alla citazione del tricolor che sarà sempre il nostro amor, c'è un pesante riferimento agli avversari bolscevichi, descritti come rifiuto e fanghiglia da disprezzare e scacciare perché rinnegano l'Italia e non vogliono né patria né famiglia. Da citare infine l'esistenza di una variante di Allarmi in voga nel periodo della Repubblica Sociale, in cui, rispetto al testo e dal motivo originario, precisa Giovanni Curatola, vi fa da appendice un altro motivetto antemarcia, il notissimo Me ne frego. Si tratta comunque, in tutte le sue versioni, di un bel canto marziale che per le crude strofe, scrive Asvero Gravelli nel suo I canti della rivoluzione, terrorizzava gli avversari. Lo cantammo anche a Roma nel 1921, dice ancora Gravelli, con insolente disinvoltura, in una sfilata per la città deserta, senza preoccuparci delle smorfie degli imboscati che si ritraevano ironicamente al nostro passaggio. E per quanto fosse un inno abbastanza lungo, in genere se ne cantavano solo i versi iniziali. Io stesso, dice ancora, non riuscii ad impararlo per intero. Bastavano però le prime strofe, che erano un vero grido d'assalto. Un grido che voleva essere un veicolo di sentimenti ed emozioni, un richiamo all'unità e all'azione, alla lotta fino alla morte, un invito sanguigno e irruento a prendere posizione.
ed evidentemente l'efficacia in tal senso di allarmi è stata notevole se, come riportano Savona e Straniero nei loro canti dell'Italia fascista, anche i comunisti ne copiarono la musica per farne un inno tutto loro. Noi siamo la gioventù comunista, con risultati poetici e di fama decisamente inferiori a quelli degli originali fascisti, la cui lotta a oltranza contro ogni tracotanza, combattuta con pura fede a sal di petti, si legge nella versione Ferretti-Vinicio di Allarmi, si è tradotta, perlomeno sul piano musicale, in una vittoria schiacciante.